La Germania fallisce il test dell'amicizia con la Turchia. Ignorando le minacce provenienti da Ankara, giovedì il Parlamento tedesco ha approvato a stragrande maggioranza la risoluzione che definisce genocidio il massacro degli armeni condotto dai turchi negli anni della Prima Guerra Mondiale. Un voto che il primo ministro della Turchia Binali Yildirim ha definito un errore storico, ma che non basterà a distruggere completamente le relazioni tra i due paesi. Pur non essendo presente in aula, la cancelliera tedesca Angela Merkel si era espressa a favore della risoluzione nel corso della votazione interna del blocco CDU-CSU. Immediata la reazione di Ankara. Dopo aver richiamato in patria l'ambasciatore turco a Berlino, il presidente Recep Erdogan ha preannunciato serie ripercussioni sui rapporti bilaterali tra Germania e Turchia. Il ministro della giustizia Bekir Bastag mette in guardia Berlino. Il popolo turco non dimentica mai né i suoi amici né i suoi nemici. Grande riconoscenza invece dal presidente armeno Serge Sargsyan, secondo il quale la risoluzione votata dal Bundestag contribuirà ad evitare futuri genocidi. Giovedì la comunità armena della Germania si è riunita davanti al Parlamento tedesco per festeggiare il riconoscimento e la condanna del genocidio. Rallenta il riscatto di Fallujah. Giovedì il premier iracheno Haider al-Abadi ha ordinato di interrompere l'offensiva per liberare Fallujah, roccaforte di Daesh a 65 km a ovest di Baghdad. A comunicarlo è l'emittente televisiva Al-Arabiya. Sebbene il numero dei soldati iracheni superi di almeno 20 volte quello dei terroristi, l'avanzamento dell'esercito di Baghdad all'interno della città dipende sensibilmente dal sostegno dell'aviazione americana. Stavolta però i cacciabombardieri della coalizione internazionale hanno deciso di fermarsi per proteggere i 50.000 civili tuttora bloccati a Fallujah. Tra questi, stando all'allarme lanciato mercoledì dall'UNICEF, ci sarebbero 20.000 bambini. Mentre l'organizzazione islamica mantiene il controllo su gran parte della città, l'esercito iracheno continua l'accerchiamento. La democrazia è qualcosa di più che avere la maggioranza in Parlamento, riguarda anche la società civile. Con queste parole Jean-Claude Juncker interviene sulla procedura di infrazione delle regole dello Stato di diritto aperta dalla Commissione europea contro la Polonia. Tre le questioni contestate da Bruxelles: la limitazione della libertà giudiziaria del Tribunale Costituzionale, l'estensione del controllo governativo sui media e il divieto di aborto. Varsavia ha 2 settimane di tempo per produrre le proprie osservazioni. Successivamente, il paese del Nord Europa potrebbe essere sanzionato dal Consiglio europeo e soprattutto privato del diritto di voto nelle istituzioni di Bruxelles. Eppure, nonostante la gravità della procedura, la maggioranza nazional-conservatrice della Polonia rifiuta i compromessi. Per l'influente leader Jarosław Kaczynski, membro del partito Diritto e Giustizia, dopo aver incitato il governo ad accelerare i cambiamenti istituzionali per costruire una vera nazione unita, patriottica e cristiana, le indagini e le procedure dell'Unione Europea verso la Polonia violano l'autodeterminazione e possono essere impugnate davanti alla Corte Europea di Giustizia. Intanto, dopo l'epurazione nei media pubblici e l'instaurazione di controlli da parte delle forze di polizia sulle attività di qualsiasi persona sul web, pur in assenza di indagini giudiziarie, la Polonia si appresta a reclutare 35.000 volontari per istituire una milizia a difesa del territorio. Obiettivo dichiarato? Fronteggiare la supposta minaccia proveniente dalla vicina Russia. "340 sono i migranti salvati stamani al largo di Creta. Solamente 9 i cadaveri per ora recuperati. A bordo del barcone affondato a metà ci sarebbero state almeno 700 persone. Il barcone potrebbe essere partito dalla Libia, dall'Egitto piuttosto che dalla Turchia. Destinazione probabile, l'Italia. Anche se non si esclude che gli scafisti puntassero sulla Grecia, aggirando le pattuglie della NATO dispiegate più a nord nell'Egeo.
In Libia, nei pressi di Zuwara, la costa, lungo 25 chilometri di spiaggia, si è ricoperta di 117 corpi, tra essi numerosi bambini. In Italia, da gennaio ad oggi, sono approdati 47.873 migranti e sono oltre 122.550 gli assistiti. Circa il 35% di loro ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, ma i posti per l'accoglienza sono ormai finiti. Così, per evitare la procedura di infrazione minacciata dall'Unione Europea, il Viminale prevede l'apertura di tre nuovi hotspot mobili da aprire in Puglia, Reggio Calabria e Sardegna. Centri galleggianti di smistamento e identificazione dei migranti, che si aggiungono ai 5 già operativi e ai 2 che entro luglio saranno attivati in Sicilia. In cambio, l'Italia chiede a Bruxelles 500 milioni di euro per progetti da sviluppare nei paesi africani. Ma basterà per fermare l'esodo?